Questa è la scuola sommergibili, qui noi formiamo i sommergibilisti di domani, partendo sia dall'esempio storico di quelli che ci hanno preceduto, sia ovviamente abbiamo tutta una parte di simulatori e addestratori che servono al personale per poter essere formato a terra. Questa serie di Ulisse si chiuderà con un viaggio speciale, un viaggio negli abissi marini. Siamo stati ospiti della nostra marina, la marina militare, che ci ha concesso l'opportunità di salire a bordo di un sommergibile, il Todaro. E abbiamo cercato di capire come si svolgano le attività a bordo, l'esercitazione. Abbiamo navigato assieme a loro in profondità e siamo in grado di raccontare come si svolga la vita a bordo. Metri che ci consentono di venire giù dalla torretta, chiamata vela, diciamo al livello principale. Su stanno chiudendo il portellone e è cominciata l'immersione. Siamo arrivati nella camera di lancio, cioè siamo a prora, praticamente nella parte anteriore del sottomarino, e certamente questa è una delle aree che, come dire, stimola di più l'immaginazione di chiunque quando si parla di sottomarini militari. In questo momento noi stiamo sentendo la voce di un mercantile. Questo è un rumore. E ci sta comandante Cristo 946. Si può fare così? In questo sottomarino ci sono 30 uomini d'equipaggio, 6 ufficiali e ovviamente il comandante. Sera, come sta? Nel ciclo produttivo della realizzazione di una puntata di Ulisse, il montaggio è l'ultima fase prima della messa in onda. Il lavoro di tutte le persone che collaborano alla realizzazione della puntata stessa arriva qui, in questa sala di montaggio, quindi riprese esterne, riprese in studio, contributi filmati. Qui viene fatta poi l'edizione, edizione che viene supervisionata e fatta in collaborazione con il regista della trasmissione, gli autori, e lo stesso Alberto Angela.